Allora, signore, che cosa devi fare se questo qua non ti cerca? Allora, mi sono preso degli appunti come al solito, quindi adesso vedremo insieme quali sono i principi, i processi mentali che volete applicare quando un uomo non ti sta cercando, quando lui non ti scrive, non ti contatta, quindi lui non fa nulla per avvicinarsi, a proprio inquadrarsi a te. Allora, qual è la miglior cosa da fare? Ma intanto partiamo dal presupposto che concentrarsi su un uomo che ti scrive o non ti scrive non è salutare, non è qualcosa che ti aiuta col passare del tempo, quindi tenderà a danneggiarti, tenderà a farti molto male. Un overfocus, quindi una sovrattenzione, un attenzionamento esagerato a un uomo che non ti scrive è sicuramente tossico per la tua vita, non fa bene, fa male, non devi farlo, ok? Quindi la cosa importante da fare qual è? Prima di tutto capire che tu non hai il controllo sugli eventi esterni. Voi pensate di poter avere il controllo sugli agenti esterni, le persone, le cose che vi circondano, invece voi avete il controllo sul cavolo. Per non dire altre parole, non dire altre parole, cioè avete solo il controllo su voi stessi e sull'approccio o il posizionamento che voi potete avere sempre nei confronti di voi stessi, della vostra persona. Quindi non potete avere il controllo su uno che non vi scrive, ok? Tu ragazza, stai guardando su io, non puoi avere il controllo su uno che non ti scrive, punto, basta, cioè, ok? Quindi questa è un po' l'idea. Però vediamo un attimo a noi, quindi vediamo un attimo le piccolezze, i dettagli, i micro dettagli. Allora, la miglior cosa da fare quindi è iniziare a debellare questa paura di non essere cercata, questa paura, quest'idea di non essere cercata, che sicuramente è un'idea tossica, un'idea malsana che fa male all'anima, e di conseguenza eliminare la paura di un abbandono effettivo. Se un uomo non ti cerca, può sentirsi abbandonato, insomma, ci si può sentire abbandonati e chiaramente si può avere questo senso di vuoto, questo senso di accanimento nel voler colmare questo vuoto, che per l'appunto invece non deve essere colmato con una ricerca spasmodica dell'altra persona. Ora, ovviamente non arriverà a nessun risultato con un approccio ovviamente iper proattivo in questo caso, ma la proattività, quindi il fare, il dover fare, non deve essere esposto verso quest'uomo, ma deve essere invece esposto verso se stesso. Quindi inseguirai sicuramente persone che non ti vogliono, no? Quindi inseguire, ricercare di colmare questa cosa significa, si traduce con inseguire una persona che alla fine non ti vuole. E andando avanti per superare questo problema dovrai quindi superare questa paura di abbandono, questa paura del fastidio. Ora è importante che tu ti renda conto che se una persona non ti cerca potrebbe non avere alcun potenziale, quindi la prima cosa, potrebbe non esserci nessun potenziale per te. Non esserci nessun potenziale tradotto significa che potrebbe darsi che fra di voi non c'è proprio una ceppa di niente, ok? Quindi chiederti sempre il perché in realtà ti porterà a vivere un futuro male, pessimo, malerrimo, una relazione disfunzionale con te stessa, ok? Ecco, quindi è importante, tu non ti chiedere il perché. Più io mi chiedo e ricerco il perché, più posso rischiare e finisco a creare una relazione disfunzionale. Questo mi devasterà. E andando avanti, di conseguenza, cercherai di fare di tutto per far sì che possa scriversi o farsi avanti nei tuoi confronti. Chiaramente, di nuovo, chiedersi il perché è l'inizio, l'iniziazione al disfunzionale. Quindi, quando lui non ti cerca, intanto inizia a smettere di chiederti il perché. Oggi in consulenza una ragazza: perché mi succede questo? Perché non te lo devi chiedere sto perché, hai capito? Perché se ti chiedi il perché vai male, stai malissimo, stai molto male poi. Quindi ricordatevi sempre, come dico spesso in tanti altri video in realtà, che chi di speranza vive, disperato muore, e chiedersi il perché è ovviamente un'iniziazione, quindi ancora un altro, no? Prologo alla disperazione. Quindi, invece di accanirti su questa situazione, chiederti perché non ti cerca, dovresti renderti conto che questo è un segnale divino, un segnale del fato. Io non sono molto credente, sono cretino semmai, non credente.
Però diciamo che può essere visto per chi è credente di voi come un segnale insomma, degli dèi, un segnale del vostro Dio, un segnale del fato, un segnale della natura o un segnale chimico, un segnale di vibrazioni, energetico, un segnale semplicemente di fato fortuito, caso fortuito, che dice: guarda, signora mia, lei non è compatibile, se ne vada a fare, eh? E quindi voi la stessa identica cosa, dovete andare a fare, no? Quindi non deve stare appresso a uno e non ti scrive. Ma poi anche un messaggio, cioè un assioma della comunicazione, la non comunicazione non esiste, cioè io stando fermo e non facendo nulla sto comunicando alle altre persone che non ho intenzione di interagire con loro, cioè ci vuole anche un po' non è intelligenza, è semplicemente logica, logica verbale, credo, sì. Ecco, andando avanti, quindi vediamo un attimo cosa ho scritto. Dunque. La paura dell'abbandono affettivo nasce da un trauma, come un distacco non desiderato. Questo purtroppo si vive spesso da piccoli, quindi eventualmente tutti viviamo questo abbandono, no? Mia madre che va al lavoro, da tornare, va via, mi lascia mio padre, stessa cosa. Eppure mia madre che si separa con mio padre, poi tornare insieme, due maroni così, ok? Quindi, chi ti rifiuta nei sentimenti sarà la persona verso la quale ti agganci. Siamo tutti così, no? Quello ti rifiuta i sentimenti e tu dici agganci, quello invece che ti dà i sentimenti e ti vuole agganciare, lui si aggancia a te e tu non ti aggancia a lui. C'è sempre un underdog e c'è sempre un apprendente nelle relazioni. C'è sempre una mano sotto e una mano sopra, ok? Quindi il primo passo per riuscire a distaccarti da questo meccanismo è essere cosciente e conoscere il funzionamento dello stesso. Basta che sai come funziona. Ne stava dicendo oggi David Goggins, non so se qualcuno lo sente, lo segue più che lo sente, Navy Seal. David Goggins in un podcast dice: no, perché il primo step è che tu ne sei cosciente, che tu sai, no? E tu sei cosciente di questa cosa. Quindi essere cosciente di questa cosa, di questa dinamica disfunzionale. Questo trauma può causare, no? Dice, può causare la compressione dei sentimenti e un attaccamento a chi li rifiuta. Quindi tu ti stai attaccando, devi essere comprensiva con te stessa, devi apprendere che tu ti stai attaccando a un atteggiamento, non a una persona. Inizia a notare che ti stai attaccando a un atteggiamento e non a una persona. Vedi come cambia la canzoncina, cambia drasticamente. Per liberarti davvero di questa sensazione devi canalizzare, quindi sarà necessario canalizzare, ok? L'emozione barra energia di abbandono affettivo o la paura che non ti cerca. Praticamente devi spingere verso una canalizzazione. Questo anche, lo stiamo parlando oggi, la canalizzazione che cos'è? Io canalizzo tutta questa energia, questa sensazione negativa che ho, questa pesantezza, questo fastidio, questo voltastomachismo. Lo prendo e lo provo, almeno ci provo, a indirizzare verso qualcosa che possa essere, per assurdo, produttivo anche per me, magari qualcosa che possa portarmi un risultato. Per esempio, ho canalizzato verso il mio lavoro la sofferenza a livello sentimentale, canalizzato completamente, tant'è che così canalizzato, così esaurito, che poi è sbocciato in qualcosa di interessante. Quindi ti devi ricordare di che cosa, dopo che tu canalizzi questa energia, dopo che tu l'hai portata oltre, ti devi ricordare che tu non sei una donna difettosa perché uno ti ha rifiutato, cioè non funziona così, non sei una ragazza difettosa, ah io non vado bene perché no, questa cosa te la devi togliere dalla testa, questo ragionamento malsano, perché non si tratta di avere un rifiuto oggettivo, quindi tutta la società ti sta rifiutando. È un rifiuto soggettivo, una persona specifica ha scelto di rifiutarti a livello di comunicazione. Non vuol dire un cazzo, ok? Quindi ti devi rilassare. Quindi la prima cosa da fare intanto è non inseguire, quindi non devi inseguire questa persona e devi instillare il dubbio che addirittura a te non possa non interessare, quindi che ti fa proprio pena, ok? E per esempio per ampliare questa percezione, l'unica tecnica che puoi utilizzare è questa qua. Gli mandi tantissimi messaggi in un solo giorno, gliene mandi tanti, 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 e dopo in poi smetti all'improvviso di mandargli messaggi, sparisci di punto in bianco. Poi ovviamente gli farai vivere le attenzioni, tra virgolette, mancate.
mi farai vivere l'esperienza, la sensazione di abbandono e ovviamente questa è l'unica soluzione che lo può spingere, potenzialmente se c'è un minimo di interesse, a ricredersi in qualsivoglia modo. Dunque, allora, intanto fai tesoro di queste cose, riguardate il video perché sicuramente ti sarà utile proprio per il contesto che stai vivendo attualmente. Iscriviti al canale, in descrizione trovi tutte le informazioni, libri, consulenze, ebook, corsi, videocorsi importanti, tra l'altro di riprogrammazione mentale. Guardati gli ultimi video che ti suggerisce il mio canale YouTube and I'll see you in the next.